Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 31 gennaio, lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 5, versetti 1-20. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dal sepolcro un uomo posseduto da uno spirito immondo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, urlando a gran voce, disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!» Egli domandò: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi!» Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci, e il branco si precipitò dal burrone nel mare, erano circa 2000, e affogarono uno dopo l'altro nel mare. La gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti, che furono a Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Quelli che avevano visto tutto si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Dove arriva Gesù e il messaggio del regno, il maligno arretra. Così ammalati, indemoniati, che molto spesso erano afflitti da malattie allora sconosciute e temute, vengono guariti. È il segno evidente del trionfo di Dio. Lo scenario del Vangelo di oggi potrebbe dare spunti anche a qualche serial horror che piacciono così tanto ai più giovani. Una barca approda in una terra abitata da tombe e da sepolcri. Un uomo però urla, si percuote con pietre. Marco, insomma, ci dice che là dove c'è il demonio c'è autolesionismo, che il demonio porta a farci del male. Le scoperte che ci derivano dalle scienze confermano questa intuizione dopo 2000 anni. La scarsa fiducia in sé, l'autolesionismo, la sfiducia in se stessi è uno dei grandi drammi di questo tempo. Improvvisamente, però, quest'uomo, vedendo Gesù da lontano, corre verso di lui. Immaginate lo spavento. Qualcuno scappa, altri invece incitano a scappare. Gesù invece rimane fermo. Da subito non vede in questo energumeno una minaccia, anzi ne legge la fragilità di una persona sola e solitaria, vittima di un abbandono della comunità e in preda ad una rabbia disperata. Questo male ha un nome, Legione, che al tempo di Marco evoca la guerra, evoca la presenza della dominazione romana, personificata in quei porci. Gesù viene a liberare da tutti questi poteri oppressivi, ma la sua libertà però ha un prezzo salato: la perdita di 2000 porci. Meglio allora sopportare rassegnati la schiavitù di Satana e godere indisturbati la propria ricchezza e le proprie porcherie? Gli uomini parlano tanto di libertà e di liberazione, ma la rifiutano appena si accorgono che c'è un prezzo da pagare. Mi chiedo se anche noi ci pieghiamo davanti al denaro o optiamo per la libertà per tutti. Grazie per aver meditato insieme. A domani.